Oggi siamo qua in piazza per la giornata internazionale contro l'omofobia che si è tenuta ieri, 17 maggio, in tutto il mondo. Noi abbiamo deciso di portarla in piazza Belluno oggi, il 18, che è sabato. Abbiamo portato in questa piazza un gazebo colorato, è pieno di informazioni e pieno di persone che sono a disposizione per parlare, chiarire, confrontarsi con chiunque voglia approfondire il tema sia dell'omofobia che dell'omosessualità. In collaborazione col Circolo Tondelli di Bassano, con il quale ormai collaboriamo dall'inizio di questo progetto, abbiamo inventato questo Rainbow Tour che parte da Bassano del Grappa nella mattinata di oggi, intorno alle 10, per poi arrivare a Feltre, sempre con materiale informativo, discussione e incontro con la cittadinanza, arriverà qua a Belluno alle 18 di questa sera per concludere la nostra giornata. Quali sono i prossimi passi del percorso Rovesci e Diritti? Rovesci e Diritti sta portando avanti due strade diverse, quella del discutere, parlare, approfondire le questioni e le tematiche omosessuali e LGBT, l'altro invece è un percorso che vuole portare al riconoscimento delle coppie di fatto a Belluno, nel comune di Belluno, ma anche nei comuni della nostra provincia. Anche su questo ci stiamo muovendo sempre con l'aiuto dell'avvocato Rotelli, con il quale abbiamo fatto l'ultimo appuntamento, per scrivere la delibera popolare. Speriamo a settembre di iniziare un percorso con le scuole per arrivare a parlare con studenti, genitori ed insegnanti proprio di omosessualità. No, pensavo se ci fosse una cosa tipo informativa. Sono le casse. In Italia non esiste una legge che punisce l'omofobia, per cui tutte le aggressioni che vengono compiute contro persone perché omosessuali e solo per questo non possono venire condannate perché manca di per sé il reato. La soluzione sarebbe quella di inserire nella legge Mancino l'aggravante di omofobia. In questo modo finalmente si potrebbe cominciare a registrare effettivamente tutte quelle offese compiute verso le persone LGBT perché omosessuali. Adesso siamo qui con la signora Elena dell'associazione AGEDO, genitori di figli omosessuali. Di cosa si occupa la vostra associazione? La nostra associazione ha compiuto 20 anni proprio in questi giorni. È nata a Milano da un gruppo di mamme che erano convinte che l'omosessualità dei loro figli non fosse né una malattia, né una colpa, né una vergogna, né un peccato. Ecco, ciò che noi facciamo è prima di tutto offrire ascolto e accoglienza a quei genitori che o si sono accorti o i figli gliel'hanno detto dell'omosessualità dei loro figli, appunto hanno bisogno di qualcuno che li ascolti senza giudicarli. Cerchiamo di avvicinare assessori, comune, provincia, regione, consultori, tutti coloro che avrebbero il dovere di far sì che tutti i cittadini vivano in maniera serena. Abbiamo ovviamente un sito che è www.agedonazionale.org dove si possono vedere informazioni dettagliate sull'attività. Quali sono le problematiche che hanno i vostri figli? Prima di tutto si aspetta di essere accolto dai genitori, invece c'è molto timore a dirlo. Secondariamente a scuola, ci sono scuole in cui l'atmosfera è accogliente e positiva, scuole invece dove chiaramente bullismo, offese, parolacce se ne dicono e quindi c'è ancora. Aggressioni che sentiamo tutti i giorni, ce ne sono, nei casi più drammatici anche suicidi. E ce ne sono tanti, che però non emergono perché non si dice mai il vero motivo. La vostra associazione a livello nazionale, territoriale, cosa chiede? È chiaro che noi siamo a fianco dei nostri figli e i nostri figli chiedono una legge contro che abbia come aggravante il fattore omofobico
e ovviamente i diritti, perché se uno, molti dei miei colleghi di Agedo hanno un figlio etero e uno gay, ecco, non si capisce perché un figlio abbia dei diritti e l'altro no. Siamo qui con Giuseppe del Circolo Tondelli di Bassano del Grappa in questa giornata bellissima. Siete partiti da Bassano del Grappa per arrivare fino a Belluno. Giuseppe, puoi fare un resoconto di questa giornata? Sì, è stata una bellissima giornata. Abbiamo iniziato stamani a Bassano, al mercato di Bassano. Abbiamo incontrato la gente, li abbiamo informati sul senso di questa giornata, su cos'è l'omofobia, su come si manifesta. C'è stata una bellissima accoglienza, la stessa bella accoglienza l'abbiamo avuta poi anche a Feltre, dove siamo stati nella seconda tappa, abbiamo incontrato anche lì la cittadinanza, è stata ben accolta, partecipata, ci fa molto piacere che anche Feltre abbia aperto. E poi c'è stata questa apoteosi questa sera qui a Belluno, una bellissima festa colorata, e quindi questo tema, questa giornata è stata veramente ben rappresentato, ben discusso, ci fa molto piacere che sia stato così. Ci sembra che comunque dal bellunese vengano dei segnali molto interessanti, c'è molto interesse, c'è anche possibilità, veramente anche durante, l'abbiamo riscontrato durante i dibattiti, di confrontarsi, quindi affrontare la tematica in maniera molto trasparente, e questo ci fa molto piacere. Che ci sia questo interesse vuol dire che comunque è ormai un'esigenza sentita, e quindi le amministrazioni e anche i sindaci di prima persona si stanno interessando su questi temi. È un segnale positivo che venga dal bellunese, anche noi lo stiamo portando in altri territori, ce l'avremo anche nel Vicentino, ma anche nel Veneto altre realtà si stanno muovendo. Crediamo che da questi segnali, tante piccole realtà, venga un segnale forte verso il nostro Parlamento, verso il governo, perché anche questo tema trova finalmente la possibilità di essere messo in agenda e di trovare una soluzione legislativa per le molte coppie di fatto conviventi che ci sono in Italia. I numeri delle aggressioni alle persone omosessuali non sono quelli reali, ci puoi spiegare perché? Non sono quelle reali perché in Italia manca ancora la cultura della denuncia, c'è ancora molta vergogna ad esporsi, perché denunciare significa esporre se stessi, significa esporre se stessi al giudizio degli altri. Su questo c'è ancora molto da lavorare, ma giornate come queste hanno proprio il senso di portare quel messaggio, di dire è tempo di porre fine a questa forma di discriminazione spesso violenta e di affrontare sul piano culturale la via migliore per superare questa forma di discriminazione.